Come prima edizione con calma. È stata davvero un'edizione fantastica, con un parterre e un cast di atleti veramente importante. Il numero dei partecipanti ci ha pienamente soddisfatto e da oggi in poi, con il materiale foto e video che grazie al nostro super team di flyupsport.it riusciremo a realizzare e a pubblicizzare al meglio questa bellissima manifestazione per una seconda edizione a mio avviso stellare. È piaciuta agli atleti tantissimo, la giornata ci ha aiutato e adesso continua un po' con il panino party, perché di pasta party non si può fare, però siamo pienamente soddisfatti. Sì, dai, dopo 6 mesi ci voleva, è una stagione particolare per tutti. E ringrazio Mario Poletti che ha organizzato una vertica stupenda, una valle veramente graziosa. Oggi è importante restare insieme e comunque divertirsi. Poi la differenza l'ha fatto il tifo che c'era lungo la salita. Ho fatto anche la differenza, ma complimenti a tutti oggi. Ma è un po' di settimane, che di mesi anzi, che risiedo in Valseriana e ho provato queste salite. Poi ovviamente gare su strada c'è poco adesso. La montagna è comunque sempre il mio sogno. Ho fatto ciclismo per anni, quindi scalatore puro, e mi ispira tantissimo le salite. Ho potuto onorare comunque questa gara, e chi lo sa, magari in futuro un futuro da scalatore, da stradista, da atleta di montagna. Quest'anno ho visto le poche gare lunghe, le poche gare che c'erano qua nella zona, ho deciso di mettere un pettorale perché avevo la voglia di mettere pettorale, di provare la sensazione del giorno prima, la tensione della partenza, e quindi mi sono cimentata su queste gare che io dico non sono nelle mie corde. E come ti sei trovata? E invece mi sono trovata bene, non pensavo, e invece in salita mi piace fare la salita, mi piace faticare, è una fatica che mi piace. E io vengo dal lago di Iseo, non è lontano da qua, 45 minuti, e non conoscevo questa zona, e percorso bellissimo, complimenti, una bella gara, la prima edizione, e sicuramente penso che avrà un futuro perché è una bella gara. Ah, una prima edizione, devo dire, una giornata fantastica, lo sport come sempre unisce, sa unire, nonostante tutto quello che è successo, rispettando tutte le norme di sicurezza. Oggi è una giornata in cui stare insieme, in cui divertirsi e in cui veramente il messaggio che passate è quello dello sport e quello del territorio, la promozione del territorio. Su questo è una cosa a cui noi dell'amministrazione ci teniamo molto, perché abbiamo un territorio magnifico che i nostri residenti e tutte le persone che vengono da fuori devono scoprire, perché è davvero uno dei territori, io penso, più belli del nord Italia. I corridori e runner sono quelli che hanno messo davvero l'impegno fisico, noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio in questa gara. Devo dire che anche l'entusiasmo di Raimondo Schiavi, che qualche anno fa ha voluto mettere una croce sulla cima del Monte Buldete, è stata una grande energia per noi. Poi la nostra Erika Schiavi, che è la consigliera comunale delegata allo sport e alle manifestazioni sportive, runner anche lei, ovviamente ha seguito un po' tutta l'organizzazione, ma la cosa che ci ha fatto capire che stavamo andando nella direzione giusta è stato proprio il trovare tantissimi volontari di onore che si sono messi a disposizione per riuscire ad organizzare tutto ciò che serviva per questa gara. Da chi ha assistito durante il percorso, dagli alpini che ci hanno montato il palco, hanno preparato la piazza e così via, un gruppo di persone di onore che davvero ci hanno dato una mano, e poi tante persone sul percorso a fare il tifo, e anche questo, devo dire, è stato molto molto bello. Mi hanno raccontato che in quota c'era traffico, quindi direi che questo vuol dire davvero che è una gara sentita, un percorso sentito, e non può che farci piacere.